Un viaggio di istruzione nel biodistretto della Val di Vara, quello organizzato dall'agrario Arzelà di Sarzana per vedere da vicino il funzionamento di 4 realtà agricole rigorosamente biologiche, impegnate rispettivamente nell'allevamento del bestiame, nella produzione di latte, yogurt e miele. La prima tappa in Val di Vara ha toccato un'azienda di vacche da latte a Taglieto, nel comune di Varese Ligure, dove l'agricoltore Mario Figone ha fatto da docente ai ragazzi, spiegando le attività di pascolo e la produzione di latte conferito alla casearia della Val di Vara, oltre al pericolo dei lupi. Il problema è che io sono rimesso un toro di 6 anni che si è fatto male, ho dovuto mandare al macello d'urgenza per il fatto che i lupi me l'avevano attaccato. Le vacche le ho tenute in stalla un mese perché le ho curate e qua ci ho rimesso un vitello che era nato fuori. Poi la visita ad un modello di imprenditoria al femminile, quello di Mirella Leonardi, titolare di un'azienda zootecnica che manda avanti un allevamento di una 90 di capi di bestiame allo stato brado, a Caranza, sulla montagna varesina. Sulla strada del ritorno fermata l'azienda di Varese Ligure che produce lo yogurt biologico, una 15 di dipendenti e una produzione di milioni di vasetti che vengono venduti anche nei supermercati con le rispettive etichette bio. Proprio il direttore Paolo Salvadore ha illustrato tutte le fasi della produzione, dalla pastorizzazione del latte all'emissione dei fermenti al confezionamento. Infine la visita ad un'apicoltura di Mangia di Sesta Godano condotta da Fabio Ferraioli e Alessandra Bizzarri, con gli studenti che hanno potuto apprendere tutti i segreti della produzione del miele. Credo che i nostri ragazzi abbiano compreso cosa vuol dire produrre e lavorare in un territorio come la Val di Vara, cosa vuol dire lavorare il prodotto biologico e cosa vuol dire valorizzare il proprio territorio. Sotto la lente di ingrandimento i prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, in rilievo anche le attività sostenibili dei 7 comuni del biodistretto. Sono 7 comuni a vocazione agricola che cercano di spingere l'agricoltura alla vecchia maniera, perché biologico non è una cosa di inventato, ma è l'agricoltura vera, quella che viene dalla terra, quella che utilizza mezzi convenzionali per distinguersi, quindi un'agricoltura sana che ha lo scopo di mettere sulla tavola degli italiani e delle persone dei prodotti sani e genuini. La giornata in Val di Vara dell'agrario Arzelà si è svolta nell'ambito del progetto Biobus, con il quale il biodistretto punta alla valorizzazione dei prodotti locali e del territorio. Quello che noi puntiamo a fare è quello di, diciamo, oltre chiaramente salvaguardare secondo i nostri criteri del vivere bio, del vivere sostenibile il prodotto e quindi chiaramente la sostenibilità ambientale, vogliamo anche promuovere il nostro territorio a livello turistico.